e ce lo stiamo godendo. Mi sembra ieri di aver salutato su questo palcoscenico e chiuso gli eventi per festeggiare i 70 anni della comunità, e stiamo chiudendo in un refolo di Bora anche questo 75esimo. E, come dire, è un traguardo molto molto importante, 75 anni di attività per un'associazione è sempre un traguardo grandissimo, ma ancora più importante, ancora più grande quando questa è un'associazione come la nostra, dunque un'associazione, un'organizzazione di un popolo, delle persone che in un momento da maggioranza sono diventate minoranza. E avete sentito durante lo spettacolo, cioè il racconto di Pino e degli striatori, le difficoltà che le persone con una minoranza deve affrontare. La condizione di minoranza comunque non è come ieri, ma è sempre molto molto complessa. Perciò, ecco, a nome della Presidenza dell'Assemblea, di tutti noi, io vorrei ringraziare prima di tutto i nostri soci attivisti, dirigenti, dunque tutti voi che state alle mie spalle, ma anche tantissimi che siete in pubblico, in platea, in sala, che non vi vedo, è una sensazione molto sgradevole, vedo la prima e la seconda fila, gli altri non vedo, però so che ci siete, e un grandissimo applauso sicuramente meritano anche i nostri soci attivisti umaghesi che purtroppo per la loro ormai bellissima, bella età non possono essere con noi questa sera qua, ma sono sicuro con il pensiero e con il cuore, perché sono la nostra memoria storica e ci hanno dato tanto alla nostra comunità e alla nostra Umago. E sicuramente quello che abbiamo imparato da loro, che ci hanno trasmesso, che portiamo anche noi con noi, perché siamo, in fondo siamo istriani, nel nostro codice genetico ha una buona memoria, ricorda tanti difficili momenti, battute d'arresto, cambiamenti, e allora quello che abbiamo imparato è sicuramente l'adattamento e la resilienza. Questo è fondamentale e importante per mantenere viva la nostra cultura, la nostra lingua, il dialetto, in breve l'identità culturale italiana che è nostra, appartiene a noi come noi apparteniamo al 1000% a questo territorio, e che senza la nostra cultura e senza di noi non sarebbe lo stesso. Dunque, grazie a tutti per tutta questa nostra presenza, per l'inossidabilità dei sentimenti e dei valori fondanti in tutti questi anni. E naturalmente noi giornalmente, come ha detto Antonella, siamo in comunità e siamo in centro città, ci potete sempre vedere attivi, di corsa, sorridenti, arrabbiati, perché è così in tutte le famiglie, anche da noi, ma quello che è importante dire è che facciamo sia attività per mantenere la nostra identità culturale, ma non siamo chiusi dentro le nostre mura, dentro le nostre comunità, non è solo questo il nostro impegno, noi infatti siamo una bella realtà con le altre comunità dell'Umaghese e non solo dell'Umaghese, ma siamo sicuramente responsabili, aperte e inclusive come comunità, perché tra le nostre file di qua e di là non ci sono solamente connazionali, ma sono i nostri concittadini della maggioranza e delle altre etnie presenti sul territorio umaghese, e io colgo l'occasione per salutare i loro rappresentanti che sono questa sera con noi. Perché assieme noi, a parte quello che sono i nostri obiettivi della nostra associazione, ma noi cerchiamo dunque di dare un grande valore, di curare la convivenza, di creare un ambiente di armonia dove tutti si sentiranno a casa, perché solo chi ha sofferto riesce a capire il valore di questa attività. E io non sarei io se con queste parole non arriverei a fondo Tomizza. E vi leggo dunque. Grazie. Da un suo saggio dal titolo Soggezione, il destino delle minoranze. Dunque dice: rotto il ritegno, gettato il primo sasso nello stagno dell'apatia e della diffidenza, le iniziative si sviluppano progressivamente a cerchi concentrici. L'interesse di reciproca conoscenza, l'incontrarsi, parlarsi, offrire al dibattito nuovi spunti di comune interesse, conoscersi meglio, avviare un vincolo. Ho presto finito. Incrementano l'attaccamento al comune territorio,
sono i presupposti e i primi passi di quanto in altra occasione io ho chiamato la catena delle minoranze, promossa da uomini di cultura e poi vivificata dai semplici, che sono quasi sempre persone di buona volontà. Ed eccole tutte qua. Dunque, Fulvio Tolini sarebbe volere di noi. Con questo atteggiamento noi ci avviamo sulla strada o l'importante, diciamo, via verso l'importante pietra miliare degli 80 anni della nostra esistenza. Siamo sempre ottimisti riguardo il futuro e rinnoviamo sicuramente il nostro impegno a sostenere e passare il testimone alle nuove generazioni che creeranno la fase successiva della vita della nostra organizzazione e della nostra UMAGO. E allora, come ha detto anche Pino, che ha chiesto, ma allora siamo bravi o noi? Noi o no? Siamo bravi, ma la volontà da sola non basta, e neanche i nostri codici genetici, tutte le nostre qualità. Perché se noi esistiamo, se i nostri progetti vanno in porto, se hanno un riscontro anche sul territorio, naturalmente, e sicuramente grazie ai nostri finanziatori, ai nostri sostenitori, agli amici, compagni di viaggio di tante nostre attività. Perciò io qualche volta col protocollo faccio un po' di baruffa, ma come vi vedo adesso ringrazio e sappiate che attraverso le mie parole vi ringraziano tutti i nostri soci attivisti, la nostra comunità. Dunque, in primo luogo, grazie alla città di Umago, presente sindaco, grazie sindaco Vili Bassanese, poi la regione Ischiana, sempre vicino alla nostra regione, naturalmente la nostra organizzazione madre, l'Unione Italiana, l'Università Popolare di Trieste e naturalmente il rispettivo governo italiano croato. Quando parlo del governo croato mi viene anche in mente il nostro amico Furio Radin e il nostro rappresentante al Parlamento e vicepresidente del Parlamento. Grazie a tutti voi per il vostro sostegno e naturalmente noi contiamo su di voi. Anche in più. Devo comunque dire che questi sono i nostri sostenitori finanziari, ma la piccola rete della solidarietà sul territorio, solidarietà e collaborazione funziona e come. Perciò ringrazio tantissimo il Museo Civico e la Biblioteca di Umago, ringrazio l'Università Popolare Aperta di Umago, poi le scuole elementari e materne, sia quelle italiane che croata, naturalmente anche le scuole italiane di Puglia e di Cittanova, perché in tantissimi progetti, senza il sostegno, il supporto, la collaborazione delle nostre scuole, noi non possiamo funzionare e neanche la nostra, diciamo, un attimino, i nostri obiettivi non li possiamo realizzare, perché uno degli obiettivi è proprio tramandare le giovani generazioni. Grazie ai presidi, la preside della Scuola Media Superiore di Puglia, che è presente con noi, perché sono molto importanti per questa nostra attività. Ho finito, adesso rubo la frase al nostro Furio Radin perché mi piace tanto, sapete qual è? Viva noi, dopo lei che si inventi un'altra.